partecipazione, in particolare all'assessore Teresa De Angelis, assessore al pari opportunità, e alla collega presidente della FIDAP per l'organizzazione di questo convegno. Sono presente come presidente del mio club, Linea Guida, che per definizione proprio di Wikipedia è probabilmente la più grande organizzazione femminile internazionale di service. Come associazione femminile, come del resto anche la FIDAP, non potevamo non essere sensibili ai problemi che riguardavano la donna, quindi siamo qui, partecipiamo a questo convegno. Ci tengo inoltre a dire che sono anche presente in qualità di docente come accompagnatrice dei miei studenti, in quanto è soprattutto ai ragazzi che noi ci dobbiamo rivolgere, loro sono il nostro futuro, dobbiamo incoraggiarli ad avere fiducia in loro stessi e a pretendere il rispetto loro dovuto sia nel rapporto fra coetanei e di coppia, sia in qualsiasi altro contesto sociale, famiglia, scuola, lavoro. Passo rapidamente poi la parola alla collega. Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti. Ringrazio tanto Maria Teresa De Angelis che per le sue parole e una grande collaborazione che ho presente alla nostra associazione di FIDAP. Ringrazio le relatrici che hanno profuso tanto entusiasmo e impegno nella realizzazione di questo convegno di FIDAP. Ringrazio molto l'associazione ASPES, psicologi Melissa Sorrentino, la professoressa Francesca Bellici per me, presidente dell'Interview, le insegnanti delle varie scuole per il contributo e coreografie e Patrizia De Carino, rappresentante del CIE. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, piuttosto che parlare solo di donne vittime, abbiamo deciso di parlare